Ragazzi, ben trovati sul canale. Io sono Magnus. Vi ho lasciato praticamente nella parte più emozionante, nel senso che Giulia e Alex stavano per essere acchiappati, accoltellati, più o meno in questo senso. E quindi non vedo l'ora di vedere che fine faranno. Naturalmente questo è il video, questo è il su, per commento, un bel mi piace. Siamo sempre qui su Man of Medan, accoltellati poi da chi? E io qualche dubbio ce l'ho. Vediamo, dai. Andiamo! Ok. Andiamo a ridarci una mossa, ragazzi, eh. Ah, stacchiamo quindi. Porca miseria. Questo continua a scappare. Ok, allora ritorniamo con loro. Vabbè, ma è lento però. Non mi trovo con le tempistiche. È qui! Che succede, Zuckeri? Che c'è, non mi ha. Ma Alex, ma tu non fai niente, tipo. Oh, ho sbagliato, porca miseria. Che è successo? Sei caduta? Vai ora! Vabbè, si riesce a saltare, no? Addirittura, ma che tieni in mano? Allora, salta o corri? Ma saltiamo, direi. Merda. Scusami, ti faccio sempre cadere. Non è colpa mia. Andiamo, andiamo! Sto facendo ammazzare sta povera ragazza. Dobbiamo essere un po' più rapidi. Ok, meno male. Ok. Meno male che almeno su questo siamo stati un po' più bravi. Oh, oh mio Dio, se n'è andato. Non credo. Ehi, Fliss! Grazie al cielo. Oh. Sì, sono io, andiamo ora. Gesù. Troviamo un posto sicuro. Oh. Tutti quanti, solo Conrad ci manca. Magari la barca di Conrad. Solo Giulia. Solo Giulia c'ha le scarpe. Siamo al sicuro. Ma non credo. Credo che... Sì, non corriamo rischi. Poveri illusi. Forse perché lei è ricca, quindi l'unica ricca della situazione c'ha le scarpe. Non vorrei sbagliarmi. Oh, ma salve. Ciao. La situazione sembra aver preso una piega quasi mistica, oserei dire. È chiaro cosa stia accadendo? Come fermarlo? Come salvare le vite dei nostri compagni di disavventure? No. Andrà bene. Spero. I precedenti occupanti della nave non sembra ci siano riusciti. E molti sono morti quella notte. Voglio permettermi un suggerimento. Niente spoiler, ci serve aiuto. No, niente spoiler. Nessun indizio. Immagino che l'idea sia di venire a capo di tutto con gli indizi trovati. Ma in bocca al lupo. Comincia a essere evidente, non è vero? Che mai nulla e nessuno è realmente quello che sembra. Spero possa aiutare. Non vedo l'ora di scoprire a quale fine andranno incontro queste anime sventurate e se si possano impedire ulteriori tragedie. Forza, mai desistere. A presto.
Tragedia niente, a parte Conrad, che in teoria potrebbe anche essersi salvato, in teoria, poi il resto ci stanno tutti quanti. Gli altri non sono importanti, pensano. Si può sapere cosa ti ha preso? Brad, sei uscito di testa alla grande, mi hai quasi uccisa. Come? Ma di che parli? No, andiamo, è assurdo. Che diavolo succede su questa nave? Perché sembra che ci sia qualcosa di maligno, di letteralmente maligno laggiù. Restiamo calmi e cerchiamo di usare la testa, va bene? Quello che ho visto. C'erano vecchi soldati, i loro cadaveri. Erano morti, ma poi vivi e... Beh, non mi sembra così strano in questo momento. Alex non era l'unico Alex. Di che stai parlando? C'erano queste cose barcollanti e avevano tutte il viso di Alex. È stato orribile. Forse è un modo della tua mente per dirti che ti sto soffocando. So cosa ho visto, Alex. Non può essere reale. A una cosa sarei disposto a credere, ma non a tutte queste follie. Non è una coincidenza. Sta succedendo qualcosa qui. Come distinguiamo ciò che è reale da ciò che non lo è? Con un pizzico. Dove lo... Vai, pensiamo al sodo, vai. Avete trovato tracce dell'oro? L'oro della Manciuria non è davvero oro. È una sostanza chimica e sta contaminando la stiva 2. Già... Sono sicura che anche i nostri amici pescatori resteranno piuttosto delusi. Non la prenderanno bene. Che cosa è successo su questa nave? Dove sono tutti? Siamo saliti a bordo di una bara che galleggia. Da dove vengono tutti i cadaveri? Sembra che sia davvero possibile morire di paura. Ed è quello che è successo a questi poveretti. Sì. Sono impazzita o questa nave è stregata? Cioè, le navi fantasma esistono davvero e noi ci siamo anche saliti a bordo e siamo nella merda? Potrebbe essere... Totale, tutta merda. Che ho trovato prima, le guardie erano terrorizzate dai fantasmi. Un appunto parla di un gruppo che voleva evitare il turno di guardia perché erano troppo terrorizzati. Questo posto mi dà la nausea. È strano, sporco, puzza. E non mi piace. Questo posto sembra un concentrato di brutte sensazioni. Beh, vabbè, che facciamo? Prima. È meglio di niente. Stiamo perdendo tempo. Decidiamo cosa fare e facciamolo. È la mia preferita, Willis. Ci serve la calotta dello spinterogeno. O la Duke non parte. Un attimo. Deve esserci una radio a bordo. Possiamo trovarla e usarla. No. Bella idea, ma funzionerà ancora. Serve un modo per arrivarci. Non lo so, non la vedo una buona idea, secondo me. Non mi dite che vi separate, eh? Vabbè. Vai, Alex, vai. Andiamocene da questa nave. Ma non mi dire. Credo che siamo, per dirla tutta, completamente fregati. Tu stai zitto. Allora, vedete Friss, è sempre quella più coraggiosa, sempre avanti a tutto. Che cos'è questo altro proiettile? Questo però è un proiettile abbastanza grande. Sembra assurdo, ma forse hanno abbattuto loro il relitto che abbiamo esplorato. Sì. Vedete? Andiamo avanti che è meglio. Friss, se stai tu avanti io sto un po' più tranquillo, perché sei quella un po' più cazzuta praticamente. Comunque, non so se notate, e spero di non sbagliarmi con il... la testa, con il colore. Però a terra è tutto marrone, quindi c'è qualcuno che sta evacuando, e anche tanto. Ok. Qua pare che non ci sia niente, eh? Però è strano sto fatto che stiamo avanzando. Come senza si sale? Purtroppo perché... no, ma terrò gli occhi aperti. Questa non l'ho capita proprio, ti dico la verità. Allora, ecco, vediamo se c'è qualcosa qua. Azione. Vabbè, ormai siamo abituati. È un classico, si apre la porta, esce qualcosa. Mi ero già preparato. Istruzioni, maschera antigas. Trasportava un carico pericoloso, pare. Sì, tanto capirai, è morto.
Ok, non ci serve niente qua. No. Ok, quindi vado dall'altra parte. Ho visto tipo un gancio, una cosa, una roba del genere. Giulia, fatti un bagno. Oh, forse da qua, vedi, penso questa scala, vai. No. Ehi, mi serve una mano qui. Credo che possiamo salire da qui. Dammi una mano. Solo da qui possiamo salire. Cioè, capito, Fliss che dà una mano. Io pensavo il contrario. È una bestia, Fliss. Ti aiuto io. Vai tu avanti, Fliss, vai che ammazzi tutti. Ci siamo? Ok, vai di scale, vai. Le ragazze dove stanno? Andiamo di qua? No, qua non c'è niente, quindi andiamo dall'altra parte. Vabbè, in teoria siamo già saliti, quindi. Le ragazze stanno là, quindi là è tutto tranquillo. Qua si entrano. Qua vediamo qualcosa, vuoi dire? No. Comunque hai visto quanto sono belle le inquadrature a volte. Là era, davo per scontato che avevo incontrato qualcuno. Ho visto qualcosa, invece niente. Da questa parte. Ma non si apre. Ho trovato un passaggio. Sì, facciamo entrare male donne, giustamente. Ma che è elastico? Dove siete? Già ve ne siete andate? Che ingresso abbiamo fatto? Non ho capito sta parte. Ah, ok, questa è la parte di prima. Ok. Qua forse sta la radio, che dici? Però non si esce, scusami. È chiusa, vabbè. Forse... Ah, premonizione, vai. Vediamo chi muore. Oh, questa è una buona notizia. Almeno uno che si autoelimina ci farebbe comodo. Ok. Andiamo di qua, vai. Trovata la radio? Questa, no, ma che... ci sarà una radio sulla nave. Cioè, deve esserci. Che è? Ah, coordinate. La rotta che hanno fatto, penso. Qualcosa non torna qui. Tracciare questa rotta per arrivare a San Francisco è da pazzi. Sembra volessero nascondere il loro arrivo. Come giocare a nascondino in mezzo all'oceano. Sento dei rumori strani, Direi quasi rumore di una radio. Qua c'è qualcosa. Foglio bianco, Finirono fuori rotta e il cielo era coperto. Non capivano la loro posizione. Vabbè, spacciati. Io vado di qua, ragazzi. Ah, ecco, infatti sentivo un rumore tremendo. Era per forza... Cioè, funziona ancora la radio, ma non mi dire. No, non ci posso credere. Questo affare funziona ancora. Beh, le radio non sono cambiate molto in 70 anni. Se c'è corrente... Ci provo io. Funziona! Una number station. Una banda militare. Chiediamo aiuto. Ehi, ehi, pronto? C'è nessuno? Mi sentite? Ma che pronto? Oh cazzo, ci sento. Eh.
Vari coordinate, vai. Se ci sentite, siamo su una nave, un mercantile. E le nostre coordinate sono 12 gradi e 30 minuti sud, 151 gradi e 20 minuti ovest. Vi prego, venite subito, ci serve aiuto. Ripetere, prego. Ripetere, prego. Ancora. Ah, e vai, ripeti. Siamo su un mercantile abbandonato, grande e vecchio. Pronto? Pronto? C'è qualcuno lì? Rispondete! Fantastico, per 50 anni di tutta la luce. Ehi, adesso... Venite a vedere! Non ho capito che c'era, vi dico la verità. Ragazzi, dovrà portare da qualche parte. Forse si riesce a riattivare la corrente. Dobbiamo far funzionare quella radio. Qualcuno deve restare qui nel caso arrivi un messaggio. Vado io, naturalmente. Ce la posso fare. Ora tocca a me. Vuoi scherzare? Tu? Ma dai. Temi che qualcuno ragioni con la sua testa? Temo che quell'idiota di mio fratello ci rimanga. E tu dovresti comportarti da fratello. Vai, vai, mandiamolo. Ehi. Quindi, è più intelligente. Io credo in te. Vengo anch'io. Ehi, cosa? Giulia, no. Ah sì, andiamo tutti. Proteggermi per sempre, tesoro. Posso cavarmela, fidati. Ehi, ehi. Se Giulia dice che se la caverà, se la caverà. E questo è quanto. Ok, Giulia, insieme. Scherzi? E meno male che se la cavavano, porca miseria, manco iniziato praticamente. Giulia è morta. Meno male, no. Ah, è caduta, si è già medicata Giulia, incredibile. Qualche osso rotto, ancora d'un pezzo. Va tutto bene? Stiamo bene. Adesso che si fa? Dobbiamo trovare il generatore. Se riusciamo a farlo partire, alimenterà la radio. Ok, aspettiamo qui alla radio. Ah, ma c'è Dio. Non si vede una mazza. Ehi. Ma no. Dopo di te. E vai. Devono essere i ponti inferiori della nave. Vai tranquillo, Brad, vai. Ponti inferiori della nave, di qua si entra, di qua si esce. Aspetta, voglio un attimo entrare qua, magari siamo fortunati e troviamo qualcosa. Mamma, quanta roba. Allora, iniziamo qua, che c'è? C'è sta niente. E scrivo indagine e svoltarsi per testare. Vabbè. Vediamo un po' se qua siamo un po' più fortunati. O qualche cosa un po' più indicativo. Una specie di litigio. 10 giorni in cella. Wow. Deve aver scatenato un vero e proprio putiferio. No, ma spesso si litigavano però, Cioè, non c'era un buon rapporto. Tutti quanti a litigare. Sabato, ciao, è stato semplice, ubriachezza, molestia, vabbè. Pare che un certo Joe fosse in infermeria. Sì, usciamo, vai, andiamo di qua. Rapido. Mi piacerebbe, sai, godermela. Ma di che stai parlando? Ma che ne so. In altre circostanze, questa nave sarebbe l'esperienza più fantastica di sempre. No, non mi convinci, proprio no. Non vedevi l'ora di esplorare un re? Piantala. Io il rumore l'ho sentito di là, eh. Ok, vediamo che testa esce. Ok, da qua. Che sono? Descrizione, caso. Mi sto prendendo Giovanni. Ok. Vediamo un po'. Io queste parti qua non ve le leggo perché
Spesso mi avete detto che non vi interessano. Perché se vediamo. Cristo. È morto, cioè ci avrà tipo. Sarà morto da una vita. Ok, qua non c'è niente, eh. Pensavo di beccare qualcosa in più. Non c'è niente. Oh! Una foto. A papà torna presto. E sembra la stessa stanza che abbiamo visto all'inizio, eh. Ok, Giulia? Andiamo di qua? Scala, vai. Vieni qui a vedere. Che c'è? Guarda, qua giù. La sala macchine. Ottimo posto per un generatore. Che fai? Ah! Qui la scala è rotta. Dovrei riuscire là. Aspetta! Tutto bene? Sì, è... A posto! Vieni giù! Ma perché esci così? C'è di... Vabbè. Io non sarei scesa così. Allora, quella è una manovella. Magari la posso. Oh, cazzo, porca c'è? Di quella miseria, mannaccia la. Tu non l'hai visto? Ehi? Ok, io vedo cose, ma tu non le vedi. Ok, segui il mio ragionamento. Noi vediamo questa tutto, nave però. Portava l'oro della Manciuria, che in realtà pare fosse una sorta di arma allucinogena sviluppata in Cina nella seconda guerra mondiale. E essendo estremamente instabile. Deve aver saturato la nave e se fosse ancora qui, a distanza di 70 anni, e stesse avendo effetto su di noi, dandoci allucinazioni paranoiche, nessuno degli orrori che abbiamo visto era reale. Avevano le allucinazioni. Sappiamo che erano spaventati. Per gli ufficiali erano soldati paurosi, in cerca di una scusa per saltare il turno. Non è una nave fantasma, è un'arma biochimica. Non potrebbe avere a che fare con l'aereo dell'immersione? Cioè, forse sono collegati? O c'è stato un contatto? È una teoria, comunque. Oddio. D'accordo, su, andiamo. State un po' annoiando, vi dico la verità. Basta con queste cose, andiamo avanti. Vedi se si gira sta cosa, no, eh? Niente. Che c'è qua? Targa. Rotterdam, Netherlands. Ok, 1920. Vabbè. Questo è un generatore. No. Andiamo di qua. Oh! E vai. Sempre diario, vero? Diario di bordo, se no. Ah, questo almeno è sano, però. Ah, ma quanta roba. Guarda un po'. La nave era proprio ancorata. Chissà perché. Perché c'era un tesoro. Tesoro. Ok. Andiamo all'altra parte che abbiamo sbagliato strada. Però questo ci ha permesso di capire altre cose. Vai in fondo, vai. Sai cosa mi manca? Vestiti asciutti? Sì. C'è... In questa confusione ti mancano i vestiti asciutti. Ah, questo non è normale. Questa è una sala macchina. C'è altro cadaverino. Questo c'ha un problemino al cervello, eh. Piccolo buco. Che ne pensi? E che ne penso? Non mi piace. Qualcuno si è accanito su quel cadavere. Troppo di recente. Già. Può essere ovunque. Perdiamo solo tempo, andiamo. Ecco, sono d'accordo. Andiamocene. Spostati. Allora, qua c'è qualcosa qua sotto. Aia. Ah, meno male, quindi sono tutte promozioni sugli altri, eh. Direi di andarcene. Qua non si può andare,
Allora, non ho capito dove cavolo andiamo, eh. Di qua si poteva passare, scusate. No? Dove cavolo andiamo allora? Di là siamo già andati, scusami. Zitto, abbiamo sbagliato strada. Non mi dire. Ah, di qua allora. Aspetta, 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 qua c'è qualcosa. Ehi, ehi, l'ho trovato! Grazie al cielo! E funziona! Sì, è proprio lui. Aziona l'interruttore e torniamo su. Fallo tu. Ok, torniamo di sopra. Ci sarà un altro modo. E vai, vai. Diamoci una mossa, Alex, vai. Siamo in linea. Mi sentite? Basso. Chiarite qual è il problema, Basso. Aiutateci, ora. C'è qualcosa di pericoloso su questa nave. Basso. Una missione di soccorso sta per raggiungervi, Basso. Oh, forza, funziona. Vabbè, però ha detto che ci raggiungono, no? Ci vengono a salvare. Che faccia? Perché lo fai dondolare qualcosa? Dai. Oh, guarda qui. Il Rebreather. Com'è che stanno qua? I pescatori l'avranno preso dalla Duke. Non credo. Perché funziona ancora? C'è l'ultima frazione di carica. Un paio di minuti. Lo portiamo con noi? È pesante. No, oh, ci rallenterebbe. No, prendilo. Sei impazzito. Metà della nave è allagata, ci farà comodo. Si vede che c'è soldi, lo volevo lasciare là. Trovata! Questo si chiama gran culo? Se non ci vede però. Perché lo spaventate? Attenzione. Ma no, siamo. Chi viene a cercare? Les esprits des morts viennent me chercher. Ci attendo. Fuori. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Io prenderei subito. Lo vogliamo prendere, sto cavolo. Vai, 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 vai. Dove è stato? C'era questa in mano, no? Perché l'ha fatto? Ma chi se ne... Dobbiamo stare attenti. È totalmente fuori di testa. Sta qua, dove sta? Dove cavolo sta? Se l'ha ripresa? Dove stava? Ah, sta là, porca paletta, porca, l'ha messo qua. Vai, vai. E vai. Perché... Ah, no, allora... Esamina Curry, esamina perché devo beccare. Anello, prendi l'anello. Grazie a Dio. Sì, vabbè. Non l'hanno preso.
inutile nascondersi, brutte merde. Perché volete tenere tutto l'oro per voi, eh? Ce n'è abbastanza anche per me, più che abbastanza. E c'è ragione. Siamo compagni d'avventura, no? State cercando di tagliarmi fuori? Cerchiamo di essere bravi, mamma quanto è veloce. Allora mi lasciate qui. Ma io sono il capitano, cui comando, e sono io quello che decide chi va e chi resta. Quello ci serve? Ce l'ho fatta. Ma va? Ti prego, dimmi che hai un piano di fuga. Quello è un pazzo prevedibile. Dobbiamo andarci da qui alla svelta. Corri, scappa, cazzo! Ma sul serio così? No! Dobbiamo stare attenti perché sennò ci farà qualche mossa adesso, eh. Te va, arriva! Stavolta sei caduta da solo, eh. Sì, certo. Queste porte sono fatte per resistere. Poco. A tutto. Ok. Ok. Non vi muovete. E che nessuno si azzardi a cambiare. Giratevi. Questi sono ovunque, Speriamo che cade, no. State le mani. Col calma. No, no! Non in quel modo! Non dovete trasformarvi! Metti giù la pistola! E nessuno si farà male! Pensate volessi far male a qualcuno? Non avevo altra scelta! Potete sentirla anche voi? È così, vero? Ah! Ancora! Di nuovo cambiando tutto. Che cosa sta cambiando? Indietro. Scappate dalla nebbia. Cosa? Di quale nebbia parlo? Non respirate. Non respirate la nebbia. Questo sembra Adriano. Non si può respirare. Che cosa fa? Viva. Fa resuscitare cose che non dovrebbero essere vive. E qui dentro. Entrata con noi adesso. Per favore, ora calmati. Basta. Basta. È in uno di noi, vero? Metti giù la pistola, ora. Mi dai ordini? Perché mi dici cosa fare? Avete respirato la nebbia. È finita. Posso sentirlo. Ascolta, qui non c'è nebbia. No. Porca miseria, uno in meno, no. Ma lo facevi prima. Mannaccia. Che mira però, eh. Alex, mi sa che hai perso... Perché? Controllo sul ponte. Forse lì c'è qualcosa di utile. Non ci metto molto. Resta alla radio. Sa che sei diventato già vedovo, eh?
Anche ora? Questo è più lento, dovrebbe essere più facile. Cavolo. Guarda che bastardo, come rallenta, hai visto? Ah, oh, grande, ce l'abbiamo fatta. Ah. Fliss, vieni qui. Ho visto Mr. Muscolo con la calotta dello spinteroge. Dobbiamo inseguirlo. Vedo uno di fronte, ragazzi. È meglio che vi voltate. Io non lo so se è una buona idea. Siamo? Andiamo proprio nella sua direzione? Questo spiega quel suono. Oh no, cos'è stato? Che importa? Serve la calotta dello spinterogeno. Che importa? Qui. Deve essere passato da qui. Ah, quello lucia le scarpe, allora, ok. Santo Dio! Guarda quel cazzo! Attenzione che di solito... Eccolo! Ora proviamo a passare. Certo. Come facciamo a passare? Oh cazzo! Non aiuto. C'è qualcosa qui. La nebbia. Ok, si è autosuicidato o autotrasformato. Ok, è andato. Uno in meno. E questo può essere una buona non notizia per noi. Non credo che riuscirei a saltare. Dovrò cercare un'altra strada. Vabbè, quindi penso che qui ci separiamo. Anche questa parte la terminiamo qui. Naturalmente, qua se il video, questo è il video, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye.